Oggi a Pozzallo manifestazione per dire no alla criminalità, tutti in piazza, studenti, associazioni di categoria, sindacati, amministrazione comunale. Il grido è unico: no criminalità, sì legalità. Questa manifestazione dimostra la consolidata e importante cultura della legalità di questo territorio, che non è stato mai abituato ai fatti criminosi accaduti qualche settimana fa. E quindi questa è la dimostrazione, questa manifestazione di massa è la dimostrazione tangibile, lampante, inoppugnabile di quanto consolidata può essere questa cultura dell'accoglienza. Sicuramente il problema della sicurezza è un problema molto sentito, quindi è importante che manifestazioni del genere permettano ai cittadini di capire che ci siamo vicini. Una maggiore sicurezza, una maggiore tranquillità dopo queste vicende criminali che hanno segnato profondamente la coscienza di questo popolo pozzallese, generalmente molto tranquillo e sereno. La manifestazione, diciamo, serve su questa gente che effettivamente non ci lascia in pace, perciò la preoccupazione c'è. Manifestate per dire che cosa? Di essere più tutelati dallo Stato, più giustizia, meno delinquenza e un po' più di controllo da parte delle forze dell'ordine. Io non penso che le istituzioni non attenzionino Pozzallo, l'attenzione deve rimanere sempre alta. È una sensibilizzazione non indifferente da parte di tutta la città e anche da parte dei commercianti, dei ragazzi, abbiamo sensibilizzato tutti.